Ciao, benvenuta e benvenuto in questo webinar, i 9 errori che stai commettendo nella tua comunicazione. Sono davvero felice di averti qui con me per questa ora insieme di analisi, verifica e miglioramento della nostra comunicazione online. Se non ci conosciamo ancora, sono felice di averti qui insieme a me e grazie per la fiducia. Se invece già ci conosciamo e hai seguito dei miei corsi, delle mie consulenze, delle attività formative o sei un mio studente o una mia studentessa, sono felice di riaverti ancora qui e come sempre grazie per la fiducia che riponi nelle mie attività. Ma partiamo con questo webinar di oggi. Perché un webinar gratuito? Perché chi mi segue sa che mi piace moltissimo condividere dei contenuti, tips, checklist e informazioni legate appunto alla comunicazione online, alle digital PR, al web marketing, ma soprattutto perché fa parte di un corso online in autoformazione che si chiama La strategia nel web marketing. Questa è una piccolissima parte di una lezione all'interno proprio del nostro corso, quindi avevo un grande piacere di condividere con te questa lezione per farti toccare con mano la tipologia degli argomenti, delle informazioni, del metodo e delle attività che potrai trovare proprio all'interno di questo corso. Ma entriamo nel vivo della nostra attività. 9 errori che stai commettendo nella tua comunicazione. Mi chiamo Francesca Anzalone, per chi non mi conoscesse, trovate informazioni e curriculum su di me su francescanzalone.it. Sono CEO di NetLife SRL, società che ho fondato nel 2000 e si occupa di servizi di comunicazione e formazione specializzata nel digitale. Il logo che voi vedete all'interno delle slide è quello di Upskilling, ovvero la Digital Academy di NetLife, un grande contenitore di contenuti digitali che parlano di web marketing, digital PR, comunicazione e soprattutto web, ma si allargano in tutto ciò che riguarda il mindset per l'innovazione, la tecnologia e naturalmente il digitale. Comunicazione e passione è la frase che più mi caratterizza. Perché? Perché da sempre chi mi conosce sa che la comunicazione è la mia più grande passione e il mio podcast che trovate su Spotify è esattamente questo titolo, Comunicazione che passione. Da 25 anni una passione che è anche diventata la mia professione. Sono, come vi dicevo, un'imprenditrice, sono specializzata nell'ambito del digitale e la mia specializzazione, la mia caratteristica nell'ambito della comunicazione, più nello specifico, è quella di comunicazione nelle emergenze e comunicazione nelle crisi. Ma la mia visione è quella che caratterizza a 360 gradi il mio modo di comunicare e il mio modo appunto di costruire la conoscenza è consapevolmente connessi. La mia missione è quella invece di aiutare le persone nel cambiamento sfruttando in maniera consapevole e responsabile il digitale per il proprio business. Parliamo di una comunicazione leale, consapevole, responsabile che mette al centro le persone con le loro relazioni. Per la tua crescita, insieme a me, hai tre strutture che ti possono supportare. Upskilling, come dicevamo, upskilling.it è la Digital Academy di NetLife SRL e si occupa di diffondere e distribuire contenuti pratici, operativi e anche teorici di comunicazione, web marketing, digital PR,
mindset legato all'innovazione, al digitale e tutta una serie di quelli che possono essere contenuti, digital topics and more. Consapevolmente connessi è invece un hashtag che mi definisce un metodo di lavoro, ma soprattutto un manifesto sulla comunicazione leale, consapevole e responsabile che, come dicevamo poco fa, mette le persone con le loro relazioni al centro, consapevolmente connessi con noi stessi, con le persone, il nostro ecosistema e con lo scenario, il contesto e quindi i dati, ma lo vedremo strada facendo. NetLifeSRL.com è stata fondata appunto da me nel 2000 ed è una società di servizi che offre consulenze, servizi chiavi in mano, servizi di accompagnamento, costruzione di contenuti, corporate, company profile, attività di qualsiasi tipo a livello visivo e a livello testuale. Ma oggi siamo qui per migliorare le skill, quindi fine del momento di promozione, ma entriamo nel vivo del nostro contenuto. Siamo qui per parlare di comunicazione, o meglio, comunicazione che passione, e di quali errori commettiamo quando creiamo i nostri contenuti online. Oltre il 90% dei miei corsisti, dopo aver affrontato questo focus, si è reso conto che commetteva più del 70% di questi errori. Però siamo qui per migliorare le nostre competenze e fare upskilling. Vogliamo migliorare le nostre competenze e dunque sappiamo che per ogni problema abbiamo una o più soluzioni e oggi voglio trasmetterti questo pensiero, ma anche queste soluzioni attraverso il metodo consapevolmente connessi. E in questo preciso ambito parleremo di come farlo attraverso il CST, ovvero chiediti, scrivi e trasforma in contenuti efficaci. Quello che caratterizza il mio metodo di insegnamento è un learning action, ovvero quello che comunico a livello teorico deve essere applicato immediatamente attraverso un'azione concreta. Dunque, farsi le domande giuste è fondamentale perché quando io riesco a formulare delle domande alle quali io non ho la risposta immediata, posso uscire dalla mia comfort area e quindi allargare la mia conoscenza. Grazie a queste domande giuste, a questo metodo, riusciamo ad analizzare tanti perché, e vedremo proprio la mappa dei nostri perché oggi. Andiamo a fissare su carta e ti consiglio di avere un notes e una penna accanto appunto al device attraverso il quale stai guardando la lezione e appunto annotando e fissando queste idee, andarle poi a riformulare attraverso dei contenuti efficaci. Quindi trasformiamo quelle che possono essere le nostre idee, le nostre impressioni, in contenuti efficaci in grado di farci migliorare. 9 errori che stai commettendo nella tua comunicazione online ed eccoli qua. Parliamo di una mappa concettuale dei nostri perché non funziona. Perché non funziona? A volte non ci chiediamo il perché. Perché è più facile dire, beh, non ha funzionato, l'algoritmo mi odia, non ho abbastanza tempo, troviamo tantissime scuse, ma poco tempo lo dedichiamo invece a quelle che sono le vere ragioni per le quali non sta funzionando la nostra comunicazione online. Magari non ci chiediamo neanche se sta funzionando, quindi siamo tra quelle persone che non guardano le statistiche, che non guardano il dato
e che magari si compiacciono con qualche mi piace o magari un commento ogni tanto. Però oggi siamo qui perché? Perché vogliamo migliorarci. Perché non funziona? Lo troviamo in una mappa concettuale. Il mio metodo di insegnamento prevede sempre l'utilizzo di mappe concettuali. Perché? Perché ci permettono immediatamente di avere una visione d'insieme e di focalizzare quali sono i focus, quindi gli elementi chiave di quello che dobbiamo andare ad identificare. Oggi ti ho messo 9 errori che sono i più classici, i più frequenti che vengono commessi. Partiamo da perché non funziona, perché mi sono concentrata o concentrato troppo sulle vendite, perché ho dato troppi consigli e nessuna call to action, perché era tutto impersonale e senza valori. Perché? Perché puntavo sul prodotto, ma non mettevo la mia unicità. Perché non seguivo una narrazione? Perché non dedicavo il tempo necessario? Perché non parlavo al mio target? O perché non avevo identificato gli obiettivi giusti? E ancora, perché non partivo dal business plan? Potete partire da qualsiasi di questi punti, non c'è un ordine gerarchico, non c'è un ordine di importanza, sono 9 errori che commettiamo in una percentuale più o meno alta e tra di loro, come vedremo anche durante la nostra appunto disamina, sono interconnessi e quindi possono creare un effetto domino. Perché? Perché se uno di questi punti non è affrontato correttamente, rischia di inficiarne altri. Ma andiamo con ordine e andremo a vedere punto per punto il perché stiamo commettendo questo errore e poi quale soluzione possiamo trovare per migliorare la nostra situazione. Ancora prima, però, voglio dirti che cosa vogliamo raggiungere con questo webinar. Vogliamo migliorare le nostre vendite. E vogliamo farci notare nel web, nel senso che abbiamo messo questi macro obiettivi generali che sono poi quei motivi per i quali andiamo a fare business online, cioè vogliamo essere online, a meno che non siamo persone super ego riferite che vogliono solo avere notorietà, ma fine a se stessa. Quindi questo è il nostro obiettivo, migliorare le vendite e farci notare nel web. Cosa posso fare? Ad ognuna di queste voci daremo una soluzione attraverso 3 momenti. Chiediti, ovvero, come dicevamo prima, fatti sempre la domanda giusta. Scrivi di getto idee, pensieri, emozioni che ti saranno sempre utili. Mi raccomando, usa un notes così lo puoi continuare a sfogliare anche dopo la fine del webinar, nei giorni successivi e tutte le volte che ne avrai bisogno. E poi trasforma. Quindi, che cosa significa trasforma? Significa azione, un action learning, ovvero l'azione che deve seguire immediatamente a quella formazione, a quel pezzettino di teoria che ci permette di arrivare al punto. E trasforma quindi queste idee, pensieri ed emozioni in contenuti efficaci per raggiungere un obiettivo e non dimenticare di chiamare all'azione anche il tuo pubblico, perché se tu non lo coinvolgi nella tua comunicazione e non lo inviti lui stesso a fare un'azione, il tuo pubblico sarà fermo, quindi non potrà crescere, non potrà commentare, non potrà mettere mi piace, non potrà avere nessun tipo di interazione. Partiamo dal primo perché non funziona. Perché mi sono concentrata o concentrato troppo nelle vendite. Ogni volta che hai qualcosa da vendere, posti.
ma la community non cresce. Non stai dando le motivazioni al tuo target per seguirti. Non stai raccontando nulla del tuo prodotto e servizio. Non stai condividendo i valori in cui credi. Posti solo quando hai una novità, ma questo, attenzione, non permette la fidelizzazione. Le vendite sono dei topic, degli argomenti, ma devono occupare il 20-25% dei tuoi contenuti. Questo significa che 20-25% dei contenuti, 2 su 10, 3 su 10 e poi la settimana successiva diminuire e tornare appunto al 2. Deve esserci, quindi non eliminare i contenuti di vendita perché sono fondamentali, sono necessari, siamo qui per vendere. Ma attenzione, non esagerare, non mettermi solo contenuti di vendita perché altrimenti la tua community non potrà crescere. Cosa posso fare? Inizia con il chiederti perché dovrebbero seguirmi. Quindi scrivi un elenco di motivazioni del perché dovrebbero seguirmi, perché do molti contenuti utili, perché sono preparata, ho un valore, perché l'esperienza di una consulenza con me è molto coinvolgente e soprattutto permette una crescita, perché ho una grande esperienza e i miei clienti sono sempre soddisfatti. Un elenco di motivazioni che vi vengono in mente, quindi dedicateci del tempo. E dopo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo costruire i contenuti giusti, ovvero creare un contenuto generale del perché dovrebbero seguirmi e uno per ciascuna motivazione che può diventare appunto un contenuto che andiamo a distribuire all'interno del nostro piano editoriale. Fa bene a te e fa bene alla tua comunicazione. E qui ti dico un'altra cosa, perché dovrebbero seguirmi? Quando io vedo all'interno delle pagine, piuttosto che finiscono i webinar, ci sono iniziative o quant'altro, o magari incontriamo una persona, ok, seguimi sui social. E finisce qui la frase, rimango sempre sospesa e mi chiedo perché dovrei seguirla. Quindi il contenuto più corretto che ti invito a fare fin da subito è anche quando nelle tue comunicazioni, nei tuoi post, alla fine del file firma della tua mail, inviti a seguirti sui social, mi raccomando, dai sempre la motivazione, perché con una motivazione le persone hanno anche la chiamata all'azione e capiscono e dicono: ah, sì, potrebbe essermi davvero molto utile. Quindi mi raccomando, non follow me, ma follow me why. Secondo, perché non funziona? Perché ho dato troppi consigli e nessuna call to action. Potrebbe sembrare l'opposto dell'errore precedente, ma in realtà possono convivere. Quindi, do tantissimi contenuti di vendita, do tantissimi consigli, ma alla fine non sto dando nessuna call to action, non sto offrendo nessuna chiamata all'azione al mio target per coinvolgerlo, per invitarlo, per fargli sentire che io ci sono con queste caratteristiche. Faccio al caso suo, non lo può sapere se io non sono in grado di esprimerlo correttamente. Quindi ti piace offrire consigli, sentirti utile, condividere ciò che conosci. Il punto è che hai un problema, non converti il tuo consiglio in vendita, quindi dai tanti consigli, ma mancano gli acquisti. Ciò che ti permette di influenzare l'azione del tuo cliente è la call to action, ovvero quella chiamata all'azione che lo invita a compiere la sua azione. Quindi ti sto dando questi consigli, è come in questo caso ti sto dando tanti consigli utili, ma l'invito che ti faccio è quello di
pensare se seguire o meno il corso, la strategia nel web marketing, oppure di continuare questa nostra relazione, questa nostra connessione, di contenuti utili all'interno dei social network. L'errore qual è? Quello di non inserire le call to action nei contenuti. E talvolta le risposte che ricevo nelle consulenze o nella formazione sono: vabbè, ma mi sembra di esagerare, di fare delle richieste inopportune. No, siamo tutti qui con uno scopo, con un obiettivo. La comunicazione è sempre un obiettivo, non è mai fine a se stessa, se no è un monologo. Ma a questo punto andiamo sull'ego referenza. Mentre invece quello che noi stiamo facendo è in maniera molto leale, trasparente, responsabile e consapevole, sono qui per vendere le mie competenze, sono qui per vendere il mio prodotto, sono qui per vendere il mio servizio. L'errore dunque è non inserire la call to action, non è facoltativo, ma necessario, altrimenti il tuo contenuto risulterà non chiaro e non definito. Quindi stai dando un'informazione e le persone si potrebbero domandare: ma perché sta dando tutto questo? Ma perché? Cioè, qual è? E si fanno tutta una serie di domande che non sono così trasparenti e così lineari. No, sono onesta, io ti sto dando questi contenuti perché il mio obiettivo è quello di creare una relazione significativa con te. Quindi le call to action devono essere presenti in tutti i nostri contenuti. Se non lo hai ancora fatto, vai a rivedere tutti i tuoi contenuti e prova a verificare quali avevano una call to action e quali invece no. Cosa posso fare? Chiediti quali sono le azioni che deve compiere il mio interlocutore, il mio target. Scrivi un elenco di call to action. A cosa mi serve questo esercizio? Tantissimo. Io voglio mappare, e qui torniamo alle nostre mappe concettuali, esattamente tutte le azioni che voglio che compia il mio interlocutore. Qualsiasi tipo di azione. Voglio che compri il maglione blu, voglio che compri i pantaloni rossi, voglio che acquisti la camera suite, voglio che prenda una junior suite. Voglio una standard, ma sapendo esattamente tutte quelle che sono le nostre chiamate all'azione, il desiderio di tutte le chiamate all'azione, io potrò trasformarle in contenuti utili. E quindi, se da una parte l'input serve ad avere tutte le call to action chiare, l'output sarà la creazione di tutti i contenuti utili per queste call to action. E quindi mi permetterà di popolare il piano editoriale con una grandissima consapevolezza. L'elenco in celle del tuo piano di lavoro in Excel, per avere chiara tutta l'azione e i contenuti corrispondenti. Quindi tutto questo elenco devono poi diventare delle celle operative di lavoro in un file di lavoro sul quale andremo a costruire poi il file in Excel del nostro piano editoriale e da cui estrapoleremo poi il calendario editoriale. Ora, se tu non hai un piano di lavoro in Excel, non hai un piano editoriale in Excel, non hai un calendario editoriale, hai già un problema che si sta delineando in maniera molto chiara, cioè i tuoi contenuti non hanno una linea guida, non hanno una visione di insieme, non hanno delle caratteristiche e quindi stai cercando di raccontare in maniera un po' incoerente. Il file di lavoro in Excel, il piano editoriale in Excel sono strumenti fondamentali e vengono dati già pronti all'uso all'interno del corso La strategia nel web marketing per principianti. Se vuoi lo scopri su upskilling.it.
Però andiamo avanti e concentriamoci sui nostri errori. Spero di averti dato qualche spunto di riflessione, qualche ispirazione, un piccolo aiuto sull'organizzare le tue informazioni, le tue idee, i tuoi contenuti con un metodo di lavoro, ma andiamo avanti perché non funziona. Il terzo perché era tutto impersonale e senza valori. E qui entriamo in questo aspetto che ci porta un po' a lavorare su che cosa ci portiamo dietro dagli altri. Quindi non ti racconti mai, non parli mai della passione che hai per il tuo lavoro, non coinvolgi con aneddoti ed esperienze e non presenti i tuoi valori. Ma tutto questo si traduce in visite fugaci, acquisti saltuari e poco seguito. Non aumenta la mia community. Acquistano una volta perché magari vedono il pezzo, il prodotto che gli piace o che le piace e lo acquistano, ma non ritornano. Oppure hanno acquisti saltuari, ma senza nessuna tipologia di interazione. Da cosa lo vediamo? Naturalmente il mio metodo si basa sempre su aspetti molto molto concreti, che sono i numeri. Quindi noi possiamo farci tutti i nostri racconti, le nostre narrazioni, i nostri perché, i nostri come, eccetera, ma si parte da un dato e si arriva a un dato. E qua sta il buono, di qualsiasi tipologia di comunicazione. Come si traducono questi dati? Attraverso le statistiche. Se io ho visite costanti, visite che permangono molto tempo, ho un numero di visitatori e un numero, molto più alto di pagine viste, significa che sto dando dei contenuti decisamente interessanti e il mio interlocutore piano piano si coinvolge sempre di più. Visite di ritorno, visite che permettono appunto al nostro visitatore di avere a disposizione contenuti e quindi il ritorno delle visite è decisamente altissimo. Farsi conoscere non è semplice né veloce, ma soprattutto ti porta ad esporti. Parliamo di esposizione mediatica, infatti, e questo implica metterci veramente in discussione. Attenzione, attenzione, che non ti sto dicendo racconta tutto di te, raccontati senza barriere, senza mettiti a nudo di fronte ad una massa mediatica. No, assolutamente. Consapevolmente connessi significa essere consapevoli di ciò che pubblichiamo, essere responsabili delle scelte che facciamo nell'ambito dei contenuti che andiamo a pubblicare e connessi con noi stessi significa scelgo cosa voglio raccontare, perché voglio raccontare ovviamente solo la parte professionale, oppure voglio anche raccontare parte dei miei valori, parte delle mie caratteristiche, aneddoti e riflessioni che non riguardano solo la sfera professionale. Attenzione che qui entriamo in un aspetto fondamentale. Le persone per costruire e quindi una relazione reciproca devono focalizzarsi su un legame. Chi ci segue non segue noi in quanto esseri migliori, superiori, con caratteristiche, ma segue dei legami che si generano il nostro legame con il lavoro, il nostro legame con gli affetti se li raccontiamo, il nostro legame con il brand, il nostro legame con un determinato argomento, con determinati altri professionisti. Il punto è che per seguirci serve avere degli elementi in comune, quindi valori, quindi esperienze, quindi interessi, quindi passioni. Tu sei
e rappresenti quel legame con. E attenzione, le persone si affezionano proprio a quel legame. Se quel legame viene meno, cade la fiducia, abbiamo la delusione, la frustrazione della persona che ci sta seguendo rispetto proprio al legame che avevamo costruito e a quel legame. E dunque avviene la crisi reputazionale. Quindi, attenzione a costruire legami significativi, perché è il legame significativo il vero valore per il quale le persone vogliono seguirci. Cosa posso fare? Chiediti cosa posso e voglio raccontare di me come legame con il mio lavoro. Che valori caratterizzano questo legame? Quindi io ti sto raccontando una parte di me che ho scelto di raccontare e su quella ti do tutte le informazioni corrette, utili, necessarie, fondamentali, che ti permettono di comprendermi al meglio, ma relative a quel legame. Quindi che valori caratterizzano questo legame? Come è nata e come è cresciuta questa passione? Quindi prova ad entrare in questo meccanismo e scrivi tutto ciò che ti viene in mente come flusso. Quindi vai a chiudere, rileggi e il giorno dopo mettiti a trasformare queste idee e pensieri in contenuti che parlano di te e del tuo lavoro. Attenzione! Questa narrazione deve essere però fatta per il tuo cliente, non è il tuo diario. Quindi ricordati di pensare a che cosa potrebbe servire al tuo cliente per rafforzare questo tipo di legame. Andiamo avanti. Mettiti nei panni di e scrivi. Spero di averti stimolato attenzione, interesse, ispirato, dato dei consigli utili e pratici e averti fatto un pochino iniziare a ragionare e a farti chiedere: ma sto già facendo così? Oppure mi sono perso o persa in una serie di informazioni che avrebbero potuto essere efficaci, utili e invece le ho lasciate in parte finite, concluse e in parte in sospeso. Andiamo avanti con il quarto perché. Perché puntavo sul prodotto, ma non mettevo la mia unicità. E qua un altro errore che ci caratterizza. In quanti vendono il tuo stesso prodotto o servizio? Nelle consulenze, questo è un argomento che mi piace sempre moltissimo affrontare e sviscerare, ovvero parliamo. E come loro, tu mi dirai non è lo stesso, perché come lo faccio io è ovviamente diverso. Già, concordo pienamente. Ma il punto è che nelle tue narrazioni questo non emerge mai. Attenzione, quando descrivi il prodotto, questo diventa un prezzo. Quindi io ti sto descrivendo questo prodotto, ma la persona percepisce delle caratteristiche di questo prodotto. Quindi qual è il suo prezzo? E la domanda che si fa è quanto costa? Ora, dicendo queste caratteristiche, quindi descrivendo esattamente il prodotto così com'è, per quanto possa avere le caratteristiche migliori di questo mondo, 100% made in Italy, 100% naturale, e poi qua si aprirebbe un mondo su può essere 100% naturale, eccetera, eccetera, ma tutto questo alla fine ci dice quanto costa e l'operazione che potrebbe generare è vado a cercare questo prodotto perché mi è piaciuto, perché funziona, nel luogo dove mi costa di meno. Quindi
Cos'è che fa la differenza? L'esperienza che noi siamo in grado di generare, the experience che noi siamo in grado di generare nell'insieme di quella che è la vendita, l'acquisto del prodotto e il servizio che è il valore aggiunto che io sono in grado di dare. Quindi sono in grado di offrirti tutto questo. Proprio per la mia esperienza, per i miei valori, per il mio modo di essere, per tutta una serie di caratteristiche che diventano elementi valoriali all'interno di quella vendita. Noi lo sappiamo nella maggior parte dei casi. Nella maggior parte dei casi abbiamo veramente dei valori di unicità, di caratterizzazione fortissima, di coinvolgimento, di passione, eccetera, ma nell'online non li trasmettiamo. Siamo un po' dei robot, quindi ah, io faccio questo, 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 sono perfetto, sono meraviglioso, le mie competenze sono le più alte in assoluto. Ma non ti sto trasmettendo quelle emozioni e quei valori che partono alla base e che creano veramente un legame profondo, un legame significativo. Il valore è l'esperienza, non il prodotto. Quindi noi siamo parte di quell'esperienza, di quella trasmissione di valori. E dunque non possiamo essere un prezzo e un costo, dobbiamo diventare un valore. Quindi il nostro punto di partenza è quanto valgo, quanto vale questa esperienza in maniera tale da costruire esattamente il contenuto che racconta un valore e un'esperienza e non porta a farci la domanda quanto costa, qual è il prezzo? Quindi cosa posso fare? Chiediti che tipo di esperienza voglio fare vivere al mio cliente. Prova, tornando indietro, a annotare che tipo di esperienza invece stai facendo vivere al tuo cliente. Che cosa fa con me che con nessun altro potrebbe, appunto, esperire? Che emozioni, che benefici, che servizi, che sensazioni. Quindi tutto ciò che questa raccolta di informazioni la possiamo fare anche attraverso un questionario, un'intervista ai nostri clienti. Quindi ti sei trovato bene nella consulenza? Sì, tantissimo. Che cosa ti ha dato di più? Mi sono sentito seguito, mi sono sentito accompagnato, mi sono sentito con elementi molto concreti. C'era la teoria, ho capito tante cose che prima non sapevo, ma ho potuto applicare tutto e subito. Quindi andiamo ad ascoltare tantissimo le persone che si relazionano con noi e andiamo ad identificare qual è l'esperienza migliore che possiamo garantire al nostro interlocutore. Scrivi tutto ciò che ti viene in mente come flusso, vai ad intervistare magari altre persone, i tuoi clienti, per avere ulteriori punti di vista, perché è fondamentale, e poi prova a fare una ricerca online sui tuoi competitor e osserva come lo fanno loro per poterti distinguere ulteriormente e quindi per capire anche la differenza tra te e gli altri. Poi trasforma queste idee, questi pensieri in contenuti che fanno vivere l'esperienza anche attraverso l'online e che naturalmente evidenziano valore. Perché non funziona? Numero 5, perché non seguivo una narrazione? E qui vedete, già vi state chiarendo le idee su come questi punti in qualche modo impattano gli uni sugli altri, creino anche un effetto domino se non funzionano e come sviluppando un punto, approfondendo, migliorando su uno, si può migliorare appunto sempre con quest'idea, questa logica delle interconnessioni anche sugli altri. Posti ogni volta che hai tempo. Crei il contenuto ogni volta che pensi di avere una novità.
non ti sei prefissato un numero di contenuti da realizzare, non hai una visione d'insieme di ciò che racconterai nei prossimi 6 mesi, ma attenzione, pretendi che il tuo cliente ti segua in una storia senza trama. Sarebbe come se ci venisse proposto un libro con pagine in ordine casuale, magari arrangiate tra un romanzo, delle poesie, saggistica, ma senza nessun legame tra di loro. Adesso io ti chiedo, ti coinvolgerebbe? O magari avresti quella sensazione per la quale, wow, la trama mi sta prendendo, paf, si blocca la narrazione e ti racconto attraverso un saggio la comunicazione nell'ambito delle emergenze. Si interrompe, c'è un'interruzione. Attenzione che ogni volta che c'è un'interruzione all'interno della comunicazione subentra una crisi. Quindi quello che noi dobbiamo garantire è un flusso costante, un flusso in quel legame di cui abbiamo parlato prima che nutre, che rafforza. Chiediti che tipo di storia sto raccontando in grado di coinvolgere, perché se io sto postando costantemente, come abbiamo visto nell'errore numero uno, per vendere, non sto raccontando nessuna storia e quindi non ti sto dando la motivazione per farmi seguire. Che cosa sto raccontando in grado di appassionare, di fare tornare per vedere il seguito? Quindi, che cosa ti sto dando di valore aggiunto? E quindi torniamo nei pezzettini precedenti. Ora, scrivi la tua narrazione con tutti gli elementi che la caratterizzano: te, i tuoi aiutanti, il tuo prodotto, la tua esperienza, l'esperienza che fa il cliente, i valori, le emozioni, il viaggio che hai compiuto fino a qui. Ho iniziato, poi ho vissuto dei momenti di crisi piuttosto che dei traguardi piuttosto che. E raccontalo. E poi trasforma queste idee e pensieri in un racconto. Fallo su un file di Word. Quindi inizia a scrivere, a scrivere, a scrivere di getto. E poi da questo file di Word, da queste pagine che sono nate dalla tua esperienza, quindi avrai tanto da raccontare perché la tua vita è ricca, è coinvolgente, ha avuto momenti difficili, ma ha avuto anche dei momenti di grande soddisfazione, di successo, dei momenti che ti hanno fermata o fermato, dei momenti che invece ti hanno portato ad avere il massimo delle energie e dire no, io mi butto, questa è un'avventura che non mi voglio perdere. E quindi destruttura tutto questo file in tanti post, così avrai un bellissimo racconto di te, di tutto ciò che vorrai dare e di tutto ciò che invece vorrai tenere per te, perché non fa parte di quella selezione, di quella scelta consapevole e responsabile che hai deciso di condividere con un determinato pubblico. Quindi queste idee e questi pensieri diventeranno tanti piccoli pezzetti di una narrazione che in qualche modo coinvolgerà per fare ritornare, avvicinare e affezionare il tuo pubblico. Ti piacciono le serie? Se ti piacciono, ecco, sai da dove devi partire. Sai perché non funziona? Perché non dedicavo il tempo necessario. Prima abbiamo usato la parola tempo. Anche in questo caso, attenzione, diventa un altro elemento di riflessione. Vuoi fare business online? Vuoi vendere di più? Vuoi sfruttare il web per migliorare le tue vendite, per farti conoscere? Ma non hai tempo. I ritagli di tempo sono per gli hobby, non per il business. Il tempo che serve è per il lavoro, per la famiglia, per gli amici e in parte anche per gli hobby, nell'ordine, nelle priorità che ciascuno di noi gli dà. Quindi ciascuno di noi sceglie come distribuire il proprio tempo attraverso quali elementi e quali focus.
Quindi attenzione, se tu vuoi fare business, non me lo puoi fare nei ritagli di tempo o quando ho tempo fa, e poi pretendere di avere delle entrate economiche. Quindi o lo trattiamo come lavoro o lo trattiamo come hobby. Il punto è che se non usi il tempo necessario per raggiungere i tuoi obiettivi business, lo stai perdendo tu, ma lo stai facendo perdere anche al tuo interlocutore. E quindi abbiamo una doppia perdita di tempo. Quindi inizia a costruire da oggi gli slot di tempo necessari per progettare, per pianificare, per programmare e per verificare, e poi goditi i risultati. Ora tu mi dirai: no, ma io tutto questo tempo non ce l'ho. Attenzione, chiediti cosa posso fare. Quanto tempo dedico alle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi? È il tempo corretto? Ho programmato degli slot temporali fissi in cui mi dedico, secondo una visione generale, alla mia comunicazione online? Adesso, in maniera onesta e leale con te stesso o con te stessa, scrivi tutti i blocchi di tempo. Se ci sono, e se non ci sono, è arrivato il momento di iniziare a metterli. Adesso trasforma le lamentele del non funziona. In questo mese voglio dedicare 8 ore alla mia programmazione e ai miei contenuti, quindi 8 ore al mese. Quanto sono 8 ore al mese? 8 ore al mese corrispondono a 2 ore a settimana, 24 minuti al giorno, dal lunedì al venerdì. Quindi hai il riposo nel weekend, così non hai neppure la scusa di dirmi: ah no, ma io il weekend ho bisogno di. Oppure, ancora più efficace, 2 ore il primo lunedì del mese, dove vado a fare tutta la progettazione e la pianificazione nel mio file Excel. E poi 19 minuti tutti i giorni, però dal lunedì al venerdì, dove vado a creare quei contenuti che mi servono per costruire la mia comunicazione con le caratteristiche che abbiamo visto finora. È una questione di metodo? Sì, è una questione di metodo di lavoro e di pianificazione. Questo è fondamentale, avere un metodo di lavoro consapevolmente connessi, avere la pianificazione, quindi gli strumenti giusti, il mio file in Excel, le mie celle perfettamente identificate con delle etichette che mi permettono immediatamente di vedere, capire e poi poter programmare. Ma è anche una questione di percezione del tempo. Non sono le ore in sé, ma come le percepiamo. 8 ore possono sembrare troppo tempo. Io tutto questo tempo non ce l'ho. Oppure possono sembrare 19 minuti al giorno. Se vuoi, lo fai anche in pausa pranzo. Ti ritagli un pezzettino di pausa pranzo e utilizzi quei 19 minuti. Fatti bene, per cui sai già cosa devi fare questo scatto, devi scrivere questo testo, ti avanzeranno anche dei minuti che potrai mettere, come dico sempre durante le consulenze, quando avanzi dei minuti, mettiteli da parte, segnateli, così vedrai quanto tempo hai risparmiato oppure quanti minuti hai ancora a disposizione se vuoi fare un contenuto aggiuntivo. E qui potrei raccontarvi di Chiara che le si è aperto veramente un mondo, ma ne sono davvero, davvero felice. Si tratta sempre di valore che diamo alle attività, ai benefici e agli obiettivi, mixato al nostro senso di efficacia. Ma tutto questo lo possiamo fare. Abbiamo menzionato tantissime volte la parola obiettivi, se abbiamo degli obiettivi corretti. 7. Perché non funziona? Perché non avevo identificato gli obiettivi giusti. Quindi tutto parte da qui, dagli obiettivi. Se non ho chiari questi, allora tutta la mia strategia rischia veramente di essere inefficace. Attenzione però che obiettivi chiari non significa qualcosa di generico e intangibile. Quindi,
Quando iniziamo le consulenze o la formazione, perché sei qui? Perché voglio vendere di più. Dobbiamo iniziare a lavorare sul nostro mindset, ovvero che cosa vuoi davvero in maniera concreta e in maniera numerabile. Voglio migliorare le vendite del 10% nei prossimi 3 mesi. Il punto è questo, il mio obiettivo è un budget, perché stiamo parlando di business, una percentuale, un numero, un dato da cui partire e su cui porre i miei obiettivi concreti e mi raccomando, sostenibili, cioè con un piccolo sforzo in più. Non posso pensare a degli obiettivi altissimi perché avrei uno sforzo talmente alto da dover compiere che lo farei per un piccolo periodo, dopodiché chiuderei tutto, non ce la farei più, non riuscirei a stare al passo, non riuscirei a stare dietro. E qui ci colleghiamo a errori a catena, il famoso effetto domino che non ci permette di vincere le sfide. Quindi partiamo dal business plan per modificare il nostro mindset, perché se pensiamo che i contenuti generici ci possano fare guadagnare, siamo davvero in errore. Cosa posso fare? Chiediti, sto comunicando con un pubblico preciso, ho identificato le caratteristiche precise di questa nicchia e sto creando i contenuti giusti? Rispondono ai loro bisogni e ai loro desideri? Parlo al mio pubblico fidelizzato, facendo sentire che tengo davvero a loro, facendoli sentire parte di una community. E anche in questo caso l'obiettivo di fare crescere una community è un obiettivo numerabile, ovvero io so che ho 8.500 follower, voglio aumentare, per cui parto da questo dato e mi do un obiettivo di percentuale nei prossimi mesi. Scrivi tutti i tuoi pensieri, elenca le azioni, i dettagli e fai un check di verifica, mi raccomando, la verifica è sempre fondamentale, sui contenuti per allargare e sui contenuti per rafforzare. Trasforma quindi i tuoi contenuti, anche quelli che hai già pubblicato, in contenuti di rinforzo. E adesso partiamo passiamo al numero 8. Errore numero 8, perché non funziona? Perché non parlavo al mio target. Voler parlare a tutti significa non parlare bene con nessuno e questo è il concetto fondamentale sul quale dobbiamo ragionare. L'errore comune invece parte da una logica opposta, ovvero, beh, sul web ci sono tutti e dunque ho maggiori possibilità. Ma il punto è che per avere possibilità ti devi concentrare su una nicchia. Il web funziona, ha cerchie da allargare costantemente. Quindi si parte da un piccolo cerchio che diventa la nostra nicchia, lo si rafforza e lo si allarga. Poi si rafforza questo secondo cerchio e si allarga e così via. Quindi è un costante rafforzo e aumentare, rafforzare e aumentare. Coinvolgo un pubblico più ampio e vado a rafforzare e quindi a fidelizzare il mio pubblico. Il punto è che commettiamo sempre questi due errori. Uno, volere parlare a tutti, ma non parliamo bene con nessuno. Due, tentare sempre e solo di allargare, rischiando di perdere chi invece abbiamo già acquisito. E il punto dove sta? Il fatto che noi tentiamo costantemente di allargare e ci dimentichiamo di creare quei contenuti per la nostra community che ci segue e che in qualche modo ci mantiene viva la nostra esistenza. Quindi è la nicchia, è l'attività di fidelizzazione, è la fiducia che noi otteniamo dalle persone che ci dà il vero valore aggiunto. Chiediti quindi, i miei obiettivi sono numerabili, specifici e concreti, partono da un business plan, sono facilmente traducibili in indicatori di performance sui quali puoi fare la verifica. Poi riprendi i tuoi obiettivi, scrivili,
rileggili con maggiore consapevolezza, perché adesso ne hai sicuramente un po' di più, e costruisci i numeri necessari per creare la tua strategia. Ora trasforma i tuoi obiettivi in numeri, identifica i KPI e inseriscili in un file Excel. Ogni settimana inizia a verificare quanto ti stai avvicinando ai tuoi risultati. E siamo arrivati all'ultimo dei perché. Perché non funziona? Abbiamo menzionato il termine business plan. Non è l'ultimo, può essere il primo. Come vi dicevo, sono interconnessioni. Erroneamente si pensa ai contenuti solo come creatività, ma la creatività serve per catturare l'attenzione, mantenere l'attenzione in maniera coinvolgente su un contenuto efficace e utile in grado di raggiungere obiettivi numerici. Quindi, se la nostra creatività non parte da basi solide e concrete, avremo buttato via tantissimo tempo, tantissime energie e soprattutto tantissima creatività. Quindi, raggiungere più persone e guadagnare il loro follow significa numeri, significa strategie vincenti e comunicazione efficace. Che cosa significa comunicazione vincente? Che cosa significa riuscire? Significa uno, attirare l'attenzione, ma non basta. Due, mantenere l'attenzione e quindi rafforzo. Tre, contribuisco alla loro crescita. Elementi cognitivi che permettono e fanno percepire un'evoluzione. Quattro, chiedo a questo punto di compiere un'azione e questa viene fatta. Quindi, per essere efficace, ho bisogno di questi tre elementi e questi quattro momenti. Quindi, alla base del mio progetto, e siamo qui ancora una volta per ricordarci che vogliamo migliorare le vendite, vogliamo farci notare nel web per vendere poi qualcosa o comunque monetizzare attraverso questi numeri. Allora ho veramente bisogno di un business plan. Ho un business plan? Domanda numero uno. Ho inserito i numeri del business plan nella mia progettazione? Le idee corrispondono ad entrate economiche? Quindi adesso inizia a scrivere. Inizia da qui, focalizzati sui numeri economici, le entrate che vorresti raggiungere, verifica che siano sostenibili e inizia a creare il tuo piano di contenuti. Adesso trasforma tutto questo in topic principali, topic secondari, topic specifici e metti i numeri corrispondenti, ovvero obiettivi e KPI. Crea il tuo piano editoriale e programma il tutto in un calendario editoriale, perché alla fine tutto quello che tu hai pensato, analizzato, costruito, percepito deve diventare un piano di contenuti vincenti. Abbiamo iniziato questo breve percorso insieme e per migliorare le competenze e fare upskilling. Un piccolo recap: se hai iniziato questo webinar e sei un novizio, no? Hai appena iniziato il tuo percorso, ti servirà a risparmiare tempo e delusioni. Se invece già gestivi i tuoi contenuti, però lo stavi facendo in maniera errata e ti sei resa o reso conto che questo webinar ti ha dato delle informazioni utili, da oggi avrai una maggiore consapevolezza su come costruire i nuovi contenuti. Dunque, non sprecare tempo e energie in contenuti utili, ma focalizzati su tutto ciò che di buono e di nuovo hai a disposizione. Facciamo un breve recap su adesso sai cosa chiederti. Mi raccomando, carta e penna. Perché dovrebbero seguirmi? Quali sono le azioni che deve compiere il mio pubblico? Cosa posso e voglio raccontare di me come legame con il mio lavoro? Che valori caratterizzano questo legame? Come è nata e come è cresciuta questa passione? Che tipo di esperienza faccio vivere al mio cliente? Che cosa fa con me che con altri non potrebbe fare? Che emozioni, che benefici, che servizi? Che tipo di storia sto raccontando in grado di coinvolgere, appassionare, fare notare
vedere in seguito? E ancora, quanto tempo dedico alle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi? È il tempo corretto? Ho programmato degli slot temporali fissi in cui mi dedico secondo una visione generale alla mia comunicazione online? Sto comunicando con un pubblico preciso? Ho identificato le caratteristiche precise di questa nicchia e sto creando i contenuti giusti, rispondono ai loro bisogni e ai loro desideri, parlo al mio pubblico fidelizzato, facendo sentire che tengo a loro, facendoli sentire parte di una community. E ancora, i miei obiettivi sono numerabili, specifici e concreti, partono da un business plan. Sono facilmente traducibili in indicatori di performance su cui fare verifica. Ho un business plan, ho inserito i numeri del business plan nella mia progettazione. Le idee corrispondono a entrate economiche. Ricordati di queste domande strategiche quando costruirai i tuoi nuovi contenuti e mi raccomando, non dimenticare di verificare cosa manca a quelli già pubblicati. Quindi riprendi in mano tutta la tua comunicazione e prova a dare un'occhiata adesso, più consapevole e più responsabile, e verifica che cosa puoi migliorare. Ora sai come devi pianificare i tuoi contenuti, programmarli e verificarli, e puoi iniziare a migliorare. Decidi tu come, se in autonomia, seguendo i nostri account social, Upskilling Digital Academy su Instagram, oppure sul blog upskilling.it, oppure attraverso il corso La strategia nel web marketing, dove verrai guidata o guidato passo passo attraverso lezioni, riflessioni e esercizi pratici per costruire i tuoi contenuti. Le slide sono proprio all'interno del corso La strategia nel web marketing. Il corso La strategia nel web marketing fa per te perché se sei un principiante puoi iniziare con un metodo di lavoro efficace, che ha dato risultati a centinaia di corsisti e dunque risparmiare tempo e delusioni su azioni inutili. Se invece sei un intermedio, lo puoi utilizzare come strumento di verifica sulle attività svolte e riprendere in maniera metodica e puntuale tutti gli aspetti fondamentali. Soprattutto avrai molti stimoli su cui riflettere. Il corso in autoformazione online La strategia nel web marketing ha più di 20 lezioni tra video, testi, podcast, più di 10 esercizi pratici che ti portano a riflettere, scrivere creativamente, focalizzare tutti i perché, i come, i KPI, gli obiettivi e scrivere il messaggio vincente per il tuo target. E poi avrai due live con me dedicate all'approfondimento, quindi dove faremo question and answer in diretta più un confronto sull'elaborato finale e quindi ci confronteremo esattamente sul lavoro che hai svolto. E poi ci sono una serie di contenuti bonus. Adesso immagina quanto tempo risparmiato sul cercare di capire come fare dopo tanti tutorial gratuiti, webinar gratuiti, live e altri contenuti che è vero che ti offrono tantissimi spunti, ma talvolta poche azioni. Avrai dei focus e degli esercizi che ti faranno scrivere i contenuti efficaci per il tuo target, ti permetteranno di dare sfogo alla parte creativa che hai dentro e ti faranno scoprire cosa realmente ti appassiona. No, non sono un mago, ti faccio solo trovare il bandolo della matassa nella quale i tuoi contenuti migliori non riescono ad emergere. Ora ti stai chiedendo tutto questo co quanto costa? L'investimento è di 150 euro. Il mio obiettivo, come ti dico sempre nei miei social, nelle live e a lezione, quando ci guardiamo negli occhi senza barriere tecnologiche, è quello di accompagnare le persone nel cambiamento attraverso il digitale. Dunque, i prezzi dei corsi hanno sempre un costo contenuto. La comunicazione parte da qui.
Se vuoi aggiungere informazioni pratiche, ulteriore, schede di applicazione, suggerimenti, metodo, approfondimenti, non dimenticare di comprare il mio libro Ufficio Stampa e Digital PR, La Nuova Comunicazione. Perché? Perché all'interno troverai come costruire il piano di comunicazione passo dopo passo, come costruire il piano editoriale passo dopo passo, in maniera del tutto autonoma, ovviamente leggendo le pagine del libro. Adesso ti ringrazio per essere stata con me e essere stato con me, avermi dedicato il tuo tempo. Spero che questo upskilling ti abbia fatto riflettere e ti farà migliorare i tuoi contenuti. Se ti va, seguimi sui social perché? Perché troverai contenuti per l'upskilling gratuiti e pratici, perché troverai tips, checklist, webinar live sul digitale e sul mindset da adottare per raggiungere gli obiettivi. Adesso, prima di salutarti, voglio guardarti bene, dirti ancora una volta grazie, grazie per essere stata e stato qui con me in questa ora insieme e naturalmente aspetto un feedback di riscontro per capire se ci sono state delle parti che ti hanno stimolato particolarmente, se hai trovato degli errori all'interno della tua comunicazione e ti invito a scrivermi altri contenuti che ti piacerebbe vedere in un webinar. Ti ringrazio, a presto. Ciao!